Signore di Santo, e l'albero della mia salvezza, di esso mi nutrirò, di esso mi diletto, nelle sue radici cresco, nei suoi rami mi distendo, nel timore è mia difesa, nell'inciampo è il mio sostegno, nella vittoria è la mia corona e nella lotta è il mio premio. Albero di vita eterna, pilastro dell'universo, ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo, e nelle tue braccia brilla l'amore di Dio. La croce e l'albero della mia salvezza, di esso mi nutrirò, di esso mi diletto, e le sue radici cresco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Santità, è un momento di grandissima commozione per noi, io sto già senza voce, la sua presenza in questa tenda, e vorrei brevissimamente presentarle la composizione della nostra assemblea. Primero i signori vescovi che ci onorano con la sua presenza e anche il generale dei padri Cappuccini, io vorrei un applauso per i vescovi che sono presenti, il cardinal Martínez Somalo. Anche il segretario sostituto di Stato, Monsignor Cassidi, e il cardinal
Martínez Somalo, che si onorano con la sua presenza, Monsignor Romero, ecco tutti i vescovi, diamo un applauso. I sacerdoti che vede qua, padre, sono i presbiteri che ci accompagnano nella missione itinerante, nella evangelizzazione di tutto il mondo. Questi sacerdoti che sono qui presenti, possiamo dargli un applauso. Dopo ci sono le famiglie, circa 70 famiglie che già sono in missione in tutta l'Europa, anche alcune famiglie sono in Cina e in America Latina. Mettetevi in piedi le famiglie che già siete in missione e che sono venuti da tutto il mondo per questa convivenza. Anche sui bambini diamo un applauso a queste famiglie. Sedetevi. Dopo sono anche presenti tutti gli itineranti, le equipe itineranti, il cammino neocatecumenale disteso in più di 80, circa 85 nazioni, che stanno in differenti nazioni, nei 5 continenti. E sono qui le equipe itineranti, che è sempre composto per un presbitero, normalmente per una famiglia o per un giovane e una giovane, di forma che sia una piccola cellula di evangelizzazione, una piccola comunità di evangelizzazione. Mettetevi in piedi, sono prima mettetevi in piedi tutti gli itineranti, che siete qui presenti di tutto il mondo, sono venuti di tutto il mondo. Un applauso a questi fratelli. Dopo abbiamo invitato anche i seminaristi del Redentoris Mater, 100 giovani che si stanno preparando per accompagnare le famiglie in questa missione. Mettetevi in piedi i seminaristi. E per ultimo le famiglie che abbiamo estratto a sorte tutta la giornata di ieri, tra le differenti richieste che ci hanno fatto i differenti vescovi, abbiamo sorteggiato e sono qui presenti. Mettetevi in piedi le famiglie che partono per i 5 continenti, Europa, mettete in piedi le famiglie, Europa, anche per Asia, Giappone, per Africa. Ecco, diamo un applauso a questi valorosi. Fratelli e sorelle, in questo giorno la Santa Madre Chiesa celebra la festa della Sacra Famiglia di Nazareth. In continuità con il mistero del Natale, siamo invitati a contemplare il Verbo incarnato, affidato alla Santa Famiglia, per poter crescere fino alla statura adulta, a compiere la missione affidatagli dal Padre. Tutti noi abbiamo bisogno di crescere nella fede e di seguire le orme del Signore per presentare al mondo l'immagine del Cristo adulto. Penso soprattutto a voi, famiglie qui presenti, disposte ad andare in tutto il mondo, portando nel vostro cuore, manifestando con la vostra vita, il mistero della famiglia di Nazareth. Prepariamoci pertanto a vivere questi santi misteri, riconoscendo i nostri peccati.
figlio di Dio e nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Signore, figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Oggi io vedo che si realizza come un evento, come parola di Dio, che fatti, la parola, la scrittura che oggi vamos a proclamare si fa realtà in la Chiesa in mezzo a noi. Io vedo che se tutti state qua è perché avete sperimentato veramente nascere della morte, questa fede in Gesù Cristo vivente in noi. Che come Anna se possiamo presentare oggi, così bene rappresentata la Chiesa nel Santo Padre, offrirle la vita intera, questa fede nel Signore, che è il nostro figlio che portiamo per mettersi al servizio della Chiesa in evangelizzazione. Anna, piena di gratitudine, esalta con il preambolo già tutto il Magnificat della Madonna. Io penso che possiamo tutta l'assemblea dire come Anna, io sono quella donna, ti ricordi quella donna dove si è adempiuto la opera del Signore, questo figlio non è mio, è opera del Signore. Vedo come Dio si manifesta anche oggi con la tua stessa parola che è eterna. La sua parola non ha venuto a atterrare a nessuna università del mondo, sino che si è fatto carne, visibilizzata la immensità enorme dell'amore di Dio in la famiglia. Questa famiglia di Nazaret è anche oggi in la Chiesa la parola che stanno avendo bisogno tutti gli uomini. Ascoltiamo questa parola, fratello, il coraggio, che vi avete un'occasione fantastica di rendere la vita al Signore. Dal primo libro di Samuele. Così, al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio, e lo chiamò Samuele, perché diceva: dal Signore l'ho impetrato. Quando poi Elcana andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore
e a soddisfare il voto, Anna non andò, perché diceva al marito: non verrò finché il bambino non sia divezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Poi resterà là per sempre. Dopo averlo divezzato, andò con lui, portando un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e venne alla casa del Signore a Silo, e il fanciullo era con loro. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e Anna disse: ti prego, Eli, mio signore, per la tua vita, signor mio, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Perciò anch'io lo do in cambio al Signore. Per tutti i giorni della sua vita egli è ceduto al Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Cantaremo adesso il Salmo responsoriale, il Salmo 83. Io faccio un brevissimo passo al canto. Se qualche giornalista di quelli che sono qua domandano a una di queste famiglie: ma perché lasciate la casa, lasciate un bel lavoro, tutti avendo lavoro, la macchina, e andate a vivere nella spazzatura delle grandi città, dove è pieno di turchi, di emigrati, pieno di gente che è stata maltrattata, piena di violenza, e noi diciamo le bidonville d'America, no, diciamo la zona di mineraria di Coronel, che è lo peggio, o la zona di Guayaquil di Palafitas, o la zona... Se qualcuno vi dà: ma che cosa? Ecco, questa parola lo spiega. Tutti risponderete: la gratitudine a Dio. Amara era la nostra vita e il Signore tuvo pietà. E ci ha fatto nascere un figlio come Anna. Della morte che era noi ha sorto la vita, ecco, oggi veniamo qui a offrirlo alla Chiesa. Questo figlio cresciuto attraverso del cammino neocatecumenale, che è la Santa Famiglia di Nazareth. La nostra fede ha bisogno di una famiglia per crescere, il nostro bambino. Adesso che è grandicello, che è divezzato, ecco che lo offro alla Chiesa. Lo dono totalmente. Qui già sta prefigurata Maria, nostra madre, che dovrà donare il suo figlio per la nostra salvezza. Ecco, fratelli, cantiamo adesso il Salmo 83. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Tutti noi qui abbiamo ricevuto forza dal Signore, non noi, siamo tutti debolissimi. E l'esperienza che avete dato di questa convivenza, prima cosa che avete detto, Dio ha dovuto dimostrarvi che eravate servi inutili. E dopo che ormai pensavate che dovevate ritornare a casa perché non avevate fede, perché eravate inutili, ecco che Dio ha cominciato con voi a fare un miracolo. Ecco, cantiamo, fratelli, con gratitudine a Dio questo salmo, pregando tutti.
amabili le tue dimore, Signore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e brama gli atri del Signore. Anche il passero trova una casa, la rondine il suo nido. Reso i tuoi altari, Signore, mio Re, mio Dio. Mio Re, mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Alleluia, 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 alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore, comprenderemo le parole del Figlio tuo. Apri, Signore, il nostro cuore, e comprenderemo le parole del tuo Figlio. Dal Vangelo
secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così?» Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. La
Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, noi viviamo il periodo natalizio. In questo periodo noi viviamo nella fede. Il grande mistero divino, mistero della Santissima Trinità in missione. Si sapeva e si mantiene che Dio è uno e unico. Si è potuto anche accettare da Paolo, quando parlava sull'Areopago, che lui è quello assoluto, spirituale, in cui viviamo, in cui ci muoviamo, in cui siamo. Ma non si sapeva. E ancora oggi da tanti viene accettata con difficoltà la profonda realtà del Dio Trinità, Padre e Figlio e lo Spirito Santo. E appunto Lui in cui viviamo, in cui ci muoviamo, in cui esistiamo. E Lui, Trinità in missione, non è soltanto un ente assoluto, supremo a tutti, ma è il Padre nella sua infinita, imperscrutabile realtà che genera dall'eternità, senza inizio, il suo Verbo. E con questo suo Verbo vive l'ineffabile mistero dell'amore che è una persona, non solamente un affetto, non solamente una relazione interpersonale, una persona. Figlio generato, spirito, amore, spirato. Ecco, il Sacro Natale ci ricorda, ci ripresenta ogni anno questo mistero della Trinità in missione. Qui, nella notte di Betlemme, questa missione del Figlio e dello Spirito Santo, Figlio inviato dal Padre per portarci lo Spirito in cui viene, in cui è stato concepito dalla Vergine, per portarci questo Spirito.
Ecco, la notte di Natale è questa notte in cui la realtà del Dio comunio, unità della divinità, unità assoluta, unità della comunione, unità trinitaria. Questo mistero viene avvicinato alla nostra mente umana, ai nostri occhi, alla nostra storia, diventa visibile, mistero nascosto, mysterium absconditum, a seculis, nascosto da sempre, viene rivelato, diventa visibile attraverso questa povera realtà della nascita del Signore, del presepe, della notte di Betlemme, di Maria e di Giuseppe. Si rivela il grande mistero, Trinità in missione. Ecco il nostro Dio. Ecco il nostro Dio. Ineffabile mistero. Noi contempliamo questa realtà, questo mistero, Trinità in missione, noi la contempliamo durante il periodo natalizio con una speciale profondità, intensità e con una intensa gioia, perché questa missione, verbo inviato nel mondo per parlare in persona del suo Padre, della realtà divina, lui, Verbo, si sta incarnando, viene in questa notte come un neonato umano, povero, spogliato del tutto, già in questo momento spogliato. Non poteva nascere altrimenti. Nessuna ricchezza umana poteva dare quel contesto adeguato alla nascita umana dell'Eterno Figlio di Dio. Solamente quella povertà, quell'abbandono, quel presepe, quella notte di Betlemme. È giusto che non ha potuto trovare nessun alloggio in questa cittadina. Carissimi, noi contempliamo questa realtà divina, la Santissima Trinità in missione, noi sentiamo allo stesso tempo come sono insufficienti i nostri umani concetti, le nostre povere umane parole per parlare di questo mistero. Però quello
che ci è stato inviato il Verbo. Il Verbo viene per parlare, e viene anche per farci parlare. Anzi, ha trovato i più semplici per riprendere la sua parola. Questa parola divina ha trovato i più semplici. E così noi dobbiamo parlare, noi dobbiamo confessare, testimoniare, sapendo della nostra insufficienza davanti alla realtà, al imperscrutabile mistero di Dio, la unità divina, unità della divinità, nello stesso tempo unità della comunione. Durante questo periodo natalizio, la Santa Madre Chiesa ci fa celebrare oggi un altro mistero umano, la Sacra Famiglia di Nazareth. Dobbiamo dire che oggi contempliamo la famiglia in missione, perché la Sacra Famiglia non è altro, è quello, la umana famiglia in missione divina. E qui questa famiglia umana, come una comunità più piccola, ci dimostra nello stesso tempo questa grande comunità umana che si trova in missione divina. Questa è la Chiesa. La Chiesa, specialmente durante il Vaticano II, ha riconosciuto di nuovo il suo carattere di famiglia e il suo carattere missionario. È una grande famiglia in missione. Dentro quella grande famiglia, famiglia Chiesa, si trova ogni umana famiglia, ogni comunità familiare, come famiglia in missione. Si parlava molto della famiglia come società più piccola, più fondamentale, tutto quello è vero. Ma quando vediamo il mistero principale, la Trinità in missione, non possiamo vedere la famiglia altrimenti, anche essa in missione. E la sua missione è veramente quella fondamentale. Fondamentale per la missione divina del Verbo e per la missione divina dello Spirito Santo. È fondamentale. La missione divina del Verbo è quella di parlare, di dare testimonianza del Padre. È la famiglia che parla per prima, che rivela per prima questo mistero, che per prima dà la testimonianza di Dio, del Padre,
davanti alle nuove generazioni. La sua parola è più efficace. E così ogni famiglia umana, famiglia cristiana, si trova in missione. Questa è la missione della verità. La famiglia non può vivere senza verità. Anzi, è il luogo in cui esiste una sensibilità estrema per la verità. Se manca la verità in queste relazioni, in questa comunione delle persone, marito, moglie, padri, figli, se manca verità, si rompe la comunione, si distrugge la missione. Voi tutti sapete bene come questa comunione della famiglia è veramente sottile, è veramente delicata, facilmente vulnerabile. E così si rispecchia nella famiglia, insieme con la missione del Verbo, del Figlio, anche la missione dello Spirito Santo, che è l'amore. La famiglia è in missione, questa missione fondamentale per ogni popolo, per l'umanità intera, missione dell'amore e della vita, testimonianza dell'amore e della vita. Carissimi, io sono venuto qui molto volentieri, ho accolto molto volentieri questo invito della festa della Sacra Famiglia. Per pregare insieme con voi, per la cosa più fondamentale e più importante nella missione della Chiesa, per rinnovamento spirituale della famiglia, delle famiglie umane e cristiane, in ogni popolo, in ogni nazione, specialmente forse il nostro mondo occidentale, più avanzato, più marcato dai segni, dai benefici del progresso, ma anche dalle mancanze di questo progresso unilaterale. Se si deve parlare di un rinnovamento, di una rigenerazione della società umana, anzi della Chiesa come società degli uomini, si deve cominciare da questo punto, da questa missione. Chiesa Santa di Dio, tu non puoi fare la tua missione, non puoi compiere la tua missione nel mondo se non attraverso la famiglia e la sua missione. Questa è la finalità principale con cui io ho accolto volentieri il vostro invito per essere insieme e per pregare insieme in questo ambiente composto soprattutto dalle famiglie, dai matrimoni, dai bambini,
anzi dalle famiglie itineranti. È una bella cosa, vediamo la Santa Sacra Famiglia di Nazareth, anche una famiglia itinerante. Subito, dall'inizio, dai primi giorni di essere famiglia, dai primi giorni della vita del divino fanciullo, del Verbo incarnato, doveva diventare una famiglia, sì, itinerante, rifugiati. Tante realtà dolorose dei nostri tempi, per esempio rifugiati, emigrati, ancora più rifugiati, sono già incise, sono già presenti in questa sacra famiglia di Nazareth. Ma per voi è soprattutto una famiglia itinerante perché va dappertutto, se va in Egitto, se ritorna a Nazareth, se va a Gerusalemme con Gesù dodicenne, sempre dappertutto va come itinerante per portare una testimonianza. Testimonianza della missione della famiglia, della divina missione di una famiglia umana. E io penso che voi, come famiglie itineranti, neocatecumenali, voi fate lo stesso costituisce la finalità della vostra itineranza. Portare dappertutto nei diversi ambienti, forse nei ambienti più scristianizzati, portare la testimonianza della missione della famiglia. Questa testimonianza grande, umanamente grande, cristianamente grande, divinamente grande, perché questa testimonianza, missione della famiglia, è finalmente iscritta nel seno della Santissima Trinità. Non c'è in questo mondo un'altra immagine, un'altra somiglianza più perfetta, più completa di quello che è Dio, Dio, Trinità. Comunione, Dio, comunione. Non c'è altra realtà umana più corrispondente, umanamente, come creatura, a quello mistero divino. E così, portando come itineranti la testimonianza della missione che è propria della famiglia, famiglia in missione, voi portate dappertutto anche la testimonianza della Trinità, della divinità santissima in missione, Trinità in missione. E così fate crescere la Chiesa, perché la Chiesa cresce da questi due misteri, dal mistero divino della Trinità. Così ci insegna Vaticano II, tutta la vitalità della Chiesa viene finalmente o principalmente da questo mistero, da questo mistero della Trinità in missione. E dall'altra parte, portare la testimonianza della famiglia in missione, che cerca di camminare sulle orme della Trinità in missione.
così si porta anche un messaggio di Betlemme, messaggio natalizio, questo gioioso. Sappiamo come questo messaggio, anche secondo le tradizioni, le usanze, è sempre legato con la famiglia umana, festa della famiglia. Si deve dare a questa festa un respiro profondo, una dimensione piena, umanamente piena, cristianamente piena, divinamente piena, perché questo mistero umano, questa realtà umana della famiglia è radicata nel mistero divino, nel mistero di Dio comunione. Voi siete comunione, comunione delle persone, come Padre, Figlio e Spirito Santo, comunione delle persone, unità. Voi siete unità. Non potete non essere unità. Se non unità, non comunione. Se comunione, unità. Sono molte famiglie in questo nostro mondo, specialmente in questo mondo avanzato, ricco, opulento, che perdono la loro unità, perdono la comunione, perdono le radici. Ecco, voi siete itineranti per portare dappertutto la testimonianza di queste radici. Questa è la vostra catechesi, questa è la vostra testimonianza neocatecumenale. Così si parla della fruttificazione del sacro battesimo. Sappiamo bene che sacramento, sposalizio, matrimonio, famiglia, tutto questo cresce dal sacro battesimo, dalla sua ricchezza. Dal battesimo vuol dire dal mistero pasquale di Cristo. Noi siamo immersi attraverso il sacramento dell'acqua e dello Spirito Santo, immersi in questo mistero pasquale di Cristo, la sua morte e sua resurrezione. Siamo immersi per ritrovare la pienezza della vita. E quella pienezza dobbiamo ritrovarla nella dimensione della persona, ma nello stesso tempo nella dimensione della famiglia, comunione delle persone, per portare, ispirare con questa novità di vita i diversi ambienti, le società, i popoli, le culture, la vita sociale, la vita economica, tutto questo è per la famiglia. Sì, voi dovete andare dappertutto nel mondo per ripetere a tutti, per la famiglia, non a costo della famiglia. Sì, il vostro programma deve essere pienamente evangelico e deve essere coraggioso nel testimoniare e coraggioso nel domandare davanti a tutti, soprattutto alle persone umane, ai nostri fratelli e sorelle, a tutte queste famiglie, tutte queste coppie, tutte queste generazioni, ma poi anche agli altri, davanti agli altri. Si deve, con questa testimonianza,
grande testimonianza, famiglia in missione, come immagine della Trinità in missione, si deve con questa testimonianza portare anche un programma, direi, sociopolitico, direi socioeconomico. La famiglia è coinvolta in tutto questo e può essere aiutata, portata avanti, privilegiata, può essere distrutta. Dovete, con tutta la vostra preghiera, con tutta la vostra testimonianza, con tutta la vostra forza, dovete aiutare la famiglia, dovete proteggerla contro ogni distruzione. Contro ogni distruzione. Se non c'è un altro luogo, un'altra dimensione in cui l'uomo può esprimersi come persona, come vita, come amore, si deve dire anche che non c'è nessun altro luogo, nessun altro ambiente in cui l'uomo può essere più distrutto. Oggi si fa molte cose per normalizzare queste distruzioni, anche legalizzare queste distruzioni. Distruzioni profonde, ferite profonde della umanità. Si fa tanto per sistemare, legalizzare. In questo senso si dice proteggere, ma non si può proteggere la famiglia veramente non entrando nelle radici, nelle realtà profonde, nella sua natura intima. E questa sua natura intima è la comunione delle persone all'immagine e somiglianza della comunione divina. Famiglia in missione, Trinità in missione, famiglia in missione. Carissimi, non voglio continuare, non voglio prolungare, vi lascio queste riflessioni che vi vengono così spontaneamente. Troverete probabilmente due omelie, alla fine una ufficiale e più, direi, più perfetta. Altra. Altra questa più spontanea, meno perfetta. E così oggi è il giorno in cui deve parlarci soprattutto la Sacra Famiglia. E questa è la mia umile preghiera, che questa Sacra Famiglia di Nazareth parli attraverso la nostra assemblea, attraverso i nostri canti e le nostre preghiere e anche attraverso questa mia parola parli a tutti noi. Amen. Le famiglie che andate a Tokyo, mettetevi in piedi. Uscite lì, rapido. Fermate lì. Allora, Adriano e Silvia Rossi, de Venezia, con tre figli. Claudio e Franca, con sei figli, procedente di Trieste. Claudio e Chiara Vanin, con tre figli, procedente di Padova. E Mario Rossella con cinque figli, procedenti da Pescara.
Questi andranno alle grandi urbe di Tokyo con più di 20 milioni di abitanti, una zona completamente scristianizzata dove non esiste la chiesa. Alzatevi le famiglie che andate a Yokohama, nel Giappone. Rapido, passate davanti. Avanti. Nazareno e Cuca, commetto, de Roma, con sei figli, adesso corrono i figli. Adesso Nazareno e Cuca. Avanti Nazareno e Cuca. Dopo si prepara Carlo e Clara di Gregorio, anche loro presidente di Roma, della parrocchia dei Martiri Canadesi, come Nazareno e Cuca, che già hanno finito il percorso neocatecumenale. Salvatore e Rosanna. Fulvio Piera. Fulvio e Piera. Preparatevi le famiglie che vanno alla città di Takamatsu. Takamatsu. Ha chiesto il vescovo di Takamatsu, Monsignor Fukaori, tre famiglie. Queste tre famiglie sono spagnole. Avanti Fermín e Pilar. Procedente de Pamplona. Molti non hanno qui i figli perché è impossibile portare qui, in totale eravamo dei figli di tutte le famiglie che sono qui itineranti, 1700 figli, e non avevamo possibilità, strutture per accoglierli. Allora soltanto abbiamo alcuni di qui delle zone più vicine. Allora, Luis y Ana Rivas, che hanno sei figli, sono di Madrid. Anche loro, responsabile di una comunità di Madrid, ha finito il cammino neocatecumenale. E José Antonio e María José Vives, de Valencia. ¿No sono José Antonio? Ah. Con cinque figli. Se preparatevi le famiglie che andate a Hiroshima, dove ce l'ha chiesto Monsignor Misue, il vescovo. Ha chiesto quattro famiglie, anche queste sono tutte della Spagna, spagnole. Primero Santiago e Tere Esteles, dopo José e Beatrice. Santiago e Tere, che adesso si avvicinano a Santo Padre e Sempre Crocifisso, hanno cinque figli, sono procedenti di Valencia. José Beatriz Gallego, con due figli di Murcia, e aspettano il terzo. Félix e Maite Cordero, con sei figli procedenti da Madrid. Siamo stati noi sui catechisti, come molti di questi. E Santiago e Ángeles Ferran, catalán di Sabadell, con cinque figli. Santiago Ángeles, adesso, Fulvio e Piera si preparano con un bambino, vanno a Yokohama, sono procedenti di Lugo de Romagna. Prepárese la famiglia che va, adesso passiamo a Cina. A Taiwan, al paese di Meinun, dove non esiste ancora la Chiesa Cattolica. Sono già una famiglia, e questa famiglia va in appoggio. Massimo e Chiara,
con due figli, procedente di Padova. Se preparano tre famiglie dell'India, Timothy e Maria, Philip e Joan e Malcolm e Sheila. Sono tre famiglie indiane, perché è impossibile entrare per europei. Timothy con quattro figli, Timothy che adesso si avvicina a Santo Padre, è il primo pagano, era indù, convertito al cattolicesimo e battezzato per immersione. Secondo il rito, il Concilio Vaticano II, che dice che la immersione meglio esprime il segno di essere immersi nella croce di Cristo e di risorgere. Queste sono la città di Gokarna, nella India, dove non esiste la Chiesa Cattolica. Sono lì come famiglia, fanno una missione, già visitano le case, parlano di Cristo. Dopo c'è nella città di Pune, Philip e Joan Marcelin, con due figli, procedente di Calcutta. Anche questi hanno già fatto 14 anni di cammino, nelle comunità che sono a Calcutta, Bangalore, il cammino sta disteso nella India. E Malcolm e Sheila, con tre figli, anche loro procedenti di Calcutta. Preparate allora, passiamo all'America del Nord. Rapidamente, quelle che andate a Newark. Questi sono spagnoli, rapido. Agustín e Margarita Rodríguez. Luis e Mónica. Miguel y Maruja. José y Encarna, el vescovo de Newark, se ha chiesto cuatro familias, a las cuales le affiderà delle zone, zone completamente en parrocchie cattoliche, pero que son zone completamente scristianizzate, dove non mai, mai di quelle zone viene nessuna chiesa, dove ormai, ecco, questi grandi complessi di grattacieli completamente isolati. Preparatevi quello che andate a Trenton, negli Stati Uniti. Ci ha chiesto Monsignor Reis, il vescovo, due famiglie, Giuliano e Giuliana Polo, Anthony e Alma Menton. Questi sono di Treviso e di Trieste. Avanti. Dobbiamo andare un pochino più in fretta. Adesso preparatevi quelli che andate all'America Latina, le famiglie che vanno a Bolivia, a Santa Cruz. Adesso cominciamo con tutte le città del Centro America, vanno ai suburbi, ai bidonville più terribili, a vivere fra i poveri. Queste vanno alla città di Santa Cruz, dove il vescovo Monsignor Solari ci ha chiesto quattro famiglie. Sono della Spagna, Ángel, Eloli, José Manuel y Teresa. José Manuel y Teresa, José Manuel ha sido religioso, misionero, dopo pidió la secularización, entró al camino y adesso oggi la recibió de la Chiesa, se ha sposato e Dio fedele le manda oggi a evangelizzare. Miguel y Mercedes, de Sevilla, José Luis y Enriqueta López, de Valencia. Después las familias que van a El Salvador, donde c'è la guerrilla, molto difficile, due famiglie, a San Salvador. Abbiamo ricevuto la lettera del Cardenal Rivera Damas. Miguel y María África del Río, procedente de Madrid, con siete figli. Y Antonio y Mari Carmen Martínez, anche loro de Madrid.
più rapida. Il cardinal Fresno anche ci ha invitato, ci ha chiesto 4 famiglie per Santiago, in Cile, per la città di Santiago de María. Martín y Merche Ruiz, anche questi procedenti di Spagna, questi sono di Pamplona, con 6 figli. Miguel y Maribel Novoa, con 4 figli, procedenti di Madrid. Julio Ebeli Álvarez, 4 figli, procedenti di Madrid. Y Francisco e Sandra, con un figlio... Francesco e Sandra, questi sono di Roma. Avanti. Dico i nomi anche di procedenza perché lo sta trasmettendo la Radio Vaticana e lo sentono in Spagna. Si rallegreranno le sue comunità a sentire i suoi nomi. Dietro a ciascuna di queste famiglie c'è una comunità neocatecumenale che le appoggia con i soldi, con la preghiera, con tutto. Tutta la comunità sta evangelizzando attraverso queste famiglie. Preparatevi le famiglie che andate a Guatemala. Chiesti di Monsignor Prospero, il Vescovo. José Josefina Aznar, José Manuel Nieves Serrano. José Josefina con 3 figli di Zaragoza, José Manuel Nieves Serrano con 9 figli di Barcelona. Van alla città di Guatemala. E dopo alla città di Zacapa, Monsignor Quesada, il Vescovo, ci ha chiesto 2 famiglie. Dove van Luis e Maribí San Emeterio. E Agustín e Cecilia Larra. Luis e Maribí hanno 8 figli e procedono di Pamplona. E Agustín e Cecilia Larra, con 7 figli, procedono di Málaga. Dopo le famiglie che vanno a Venezuela, a Caracas, alla grande urbe di Caracas, alle zone più periferiche, una zona di povertà e di miseria, lì delle spazzature dove mettono il rifiuto e non sanno che fare lì, dove la violenza, la droga, la prostituzione è enorme, vanno 4 famiglie a costituire una evangelizzazione. Vicente Marisol Navarro con 6 figli, procedenti di Murcia. Procedente de Madrid. Fernando Rosa María Vida, con 4 figli, procedente de Madrid. Y Luis y Fina Pastor, con un figlio, procedente de Alicante. Questi vanno a la città de Caracas. En Mestizo Venezuela, a la città de Cumaná, chiamati dal vescovo Monsignor Rodríguez. Joe e Vicky, con 4 figli, procedente de Malta. Y Darío e Bruna Scarpa, con 6 figli, procedente de Venezia. Queste 6 famiglie vanno a Venezuela. Preparatevi le famiglie che andate a Ecuador, alla città di Guayaquil. A Ecuador già sta, in Guayaquil, nella zona dei palafitos, che sono zone che prendono al mare e fanno delle immense moltitudini, delle invasioni, tutte case, fatte con case di canne. Vedere le fotografie è una cosa impressionante sul mare. Migliaia e migliaia e migliaia di persone sul mare, in palafitas, dove non c'è niente, lì c'è tutto. Già sta una missione con 3 famiglie. Già stanno lì, stanno qui presenti, llevan già un anno. Già van di casa in casa annunciando l'Evangelio. E l'hanno ricevuto, era ora che venisse la Chiesa Cattolica. Qui non arrivano altri che i protestanti, i testimoni di Geova, tutti. Ma mai è venuta la Chiesa Cattolica. Adesso arrivate voi. Benvenuti. Così è stato, i poveri si rallegrano che la Chiesa Cattolica li accompagna.
e che partecipano con loro della sofferenza, perché questi fratelli non vanno per le case a annunciare il Vangelo e dopo si ritornano comodamente alla sua casa. Vivono lì, sulle canne, sul mare, con i suoi figli, con la stessa scuola di loro, dove c'è la droga, dove c'è la prostituzione, dove c'è una miseria, dove non ci sono fogne, dove la puzza è insopportabile. La incarnazione del Verbo, la incarnazione di Cristo, si fa nel loro presente. Allora, Guayaquil va una famiglia Carlos, Inmaculada Ávila, in appoggio alle tre famiglie che ci sono. Sta già? Tiene sei figli e procedente di Madrid. Preparatevi quelli che andate in appoggio al Cile, a Santiago de Cile. Anche questo, due famiglie spagnole, una zona dei minatori del carbone, dove vivono delle famiglie, una miseria assoluta, una cosa terribile, non sa che fare l'Stato, nessuno con loro, questi minatori che sono ammalati, pieni di alcolismo. Anche lì abbiamo plantato una missione con delle famiglie e queste vanno in appoggio. Sono Rafael Esther Muñoz, con 9 figli, procedente di Huelva. Juan e Angelines Guerrero, con 6 figli, procedenti di Pamplona. Per la missione i figli piccoli sono veramente meravigliosi perché fanno amicizia con gli altri figli e la gente adesso le accoglie allora senza rifiuto. Vedono che è veramente importantissimo i figli per la missione. Con questo abbiamo finito Sud America, Latino America. Adesso andiamo all'Africa. Preparatevi le famiglie che andate alla Costa d'Avorio. Chiamate anche del Nunzio, che ci chiede aiuto, e del Vescovo, de Catiola. Carmine e Maria Bagalà, con 6 figli, procedente di Roma. I Tonino e Paolo Caputo, 4 figli di Roma, della parrocchia dei martiri canadesi. Anche loro hanno finito il percorso neocatecumenale già da 5 anni. E questa famiglia, questa comunità, 11 famiglie si sono alzati per andare dovunque chieda vuole la Chiesa, una volta che ha finito il percorso neocatecumenale. Sono di Roma, che adesso sta con il Santo Padre, Carmine e Maria Bagalà, 6 figli. Sta preparando Tonino e Paola Caputo, dei martiri canadesi, di Roma. Con questo, adesso a Oceania, Australia, la città di Perth, gamma di Monsignor Foley, Paolo e Elena Sala, Australia, con 4 figli, di Roma, e Francesco e Antonella Trentin, 3 figli di Vicenza. Adesso prepariamoci l'Europa. In Europa abbiamo già 2 anni mangiato a tutta l'Europa e adesso queste famiglie vanno in appoggio alle missioni già installate. Preparatevi le famiglie che andate in Finlandia, al nord della Finlandia, vicino al circolo polare artico. Dove già ci sono le famiglie, va una famiglia in appoggio a loro, Giovanni e Anna Maria Stirati. Anche lui, medico, professore all'università, ha finito il cammino neocatecumenale, responsabile della prima comunità della parrocchia di Santa Francesca Caprini. È venuto a sorteggio, 4 figli. Si è andato al Santo Padre con le 2 figlie piccole, le altre 2 sono sposate. Va a Oulu, Finlandia. Alla città in Finlandia di Kemi, Livio e Raffaella Turchi, con 4 figli, anche loro procedenti di Roma. E a Helsinki, Lucio e Rosa Trentin, con 3 figli, procedenti di Vicenza. Preparatevi le famiglie, andate a Norvegia. Norvegia, la missione è cominciata a Tromso, nel circolo polare artico. E andiamo anche a Mo i Rana, a 150 km sopra il circolo polare artico.
dove adesso è buio completo. Tromso, Fabio e Maddalena Schiavon. Siete voi? Con 5 figli di Padova. Fabio e Maddalena, che adesso vanno da Santo Padre, vanno a Tromso, in Norvegia, chiamati dal Vescovo e la città di Moirana, Enzo e Rosaria Carvini, che procedono da Roma, lui lavora all'Italia. Preparatevi, i fratelli che andate a Copenaghen, a Dinamarca, e le famiglie della Germania, di Lüneburg. Questi fratelli, Benito e Maria Teresa, Facilongo, 4 figli, vanno a Copenaghen procedente da Bari, dopo la Germania. Venite tutte le famiglie che andate alla Germania, a Lüneburg. Emanuele e Enrica Ricci hanno un figlio, sono di Torino, lui lavora alla Fiat, dirigente della Fiat. Zelle, Mimmo e Maria Paola Papa vanno a Zelle. Un figlio, sono di Salerno. Aldo e Maria Agneta vanno a Birmasen con 4 figli provenienti di Palermo. A Spira, Helmut e Hildegard Erlenmeyer, 5 figli, sono tedeschi, procedono di Monaco. Con i suoi 2 figli, il figlio che sta alla sua schiena, che vedete adesso alto, sta nel seminario di Torres Mater, preparandosi a stato itinerante per essere presbitero diocesano di Roma a questa missione, dedicata a questa missione con le famiglie. Noi abbiamo molte vocazioni dei figli di queste famiglie, vocazioni presbiterali. Preparatevi i fratelli che vanno a Olanda, stiamo già finendo. Giuseppe e Anna Tofano, procedente di Padova, vanno al Meer, vicino a Amsterdam. A Utrecht. Quelli che vanno a Utrecht, Luis e Juanita Torres, Julián e Mai Saglez. Tino e Rosa Pignataro, Oreste Elda Paolini, Paloni e Luis e Juanita Torres, 4 figli di Salamanca. Adesso Tino, saliranno Tino e Rosa Pignataro con 9 figli, procedente di Catania. È un bambino mongoloide che va al primo a evangelizzare. Noi abbiamo visto alcune famiglie che hanno bambini mongoloidi, come in queste nazioni i bambini aiutano moltissimo, l'apertura che hanno per la sua disponibilità anche per l'evangelizzazione, anche per vedere che la famiglia non si vergogna, considera questi figli una presenza viva del nostro Signore Gesù Cristo. E anche queste famiglie si portano gli anziani con loro per mostrare al mondo che si può tenere gli anziani in casa. Non abbiamo potuto portare qui i nostri nonni. Al Meer, allora a Vienna, Austria, Alfonso e Cesira Trivison, con 3 figli di Foggia, Enzo e Grazia Trematerra, con 5 figli di Napoli, e Roberto e Fiorella Mirandola, con 2 figli procedente di Padova. Sono qui i suoi 2 figli. Preparatevi quelli di Francia, a Strasburgo, Gianni e Franca Erbetta, e finiamo già a Parigi, Giuliano e Marisa Castellini.
che farà una missione in un quartiere pieno di tutte le regioni islamiche, e tutti i turchi, in Parigi, dove il 98% delle scuole sono tutti di religione islamica, sono emigrati. E abbiamo finito. Possiamo dare un applauso a queste famiglie? Prendete il crocifisso in alto, vicino alle occhi, e mettetevi in ginocchio. L'assemblea tutta in piedi, per favore. Dopo la benedizione, queste famiglie canteranno il credo come segno di comunione. Prima di partire a evangelizzare, lo che ci unisce, il kerigma, la comunione, la fede della Chiesa. Benedetto sei tu, Padre Santo, Dio nostro, che nella tua infinita bontà hai inviato al mondo il tuo figlio diletto. Tu lo hai affidato alla crescita umana, alla santa famiglia di Nazareth, perché la sempre Vergine Maria e San Giuseppe, il suo sposo, lo allevassero e lo curassero per farlo arrivare alla statura adulta e adempiere la tua missione di salvezza per tutto il genere umano. Nella tua sollecitudine celeste hai guardato con bontà la debole fede di tanti figli tuoi e hai suscitato queste famiglie attraverso il cammino neocatecumenale perché, seguendo le orme della famiglia di Nazareth, possano condurre gli uomini a una nuova scuola di crescita battesimale e raggiungere nella tua santa Chiesa quella statura di fede che permetta loro di vivere secondo la tua volontà. Manda su queste famiglie, oh Padre, il tuo spirito che le sostenga in quelle nazioni dove tu le invii, perché in mezzo a tanti poveri possano vincere ogni tentazione del demonio e piene di gioia conducano a te nuovi figli che cantino per sempre le tue lodi. Per Cristo nostro Signore. Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio.
Te ringraziamo, Signore, perché tu sei sorprendente, sorprende sempre la storia e la Chiesa con le tue doni, le tue grazie. Noi ti ringraziamo per il Santo Padre, per la sua presenza sorprendente qua, e ti supplichiamo, Signore, che questa tutta questa assemblea possiamo godere oggi e sperimentare dentro di noi la tua Pasqua, la vita eterna, Cristo vivente e risorto, e che questa comunione che dei a noi possa espandersi come una luce per tutte le nazioni dove andranno questi fratelli. Signore, dà alla tua Chiesa coraggio, evangelizzazione e fede, che possa crescere in sapienza questa assemblea, anche in statura e in grazia davanti a tutti gli uomini e soprattutto per te. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Pace del Signore sia sempre con voi. Chiedete pace per Gerusalemme, che sia la pace su quelli che ti amano, Gerusalemme. Offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, 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 amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Tu ricoperto di vergogna la morte, tu hai gettato nel lutto l'inferno, hai colpito l'iniquità, hai privato la ingiustizia dei suoi figli, come Mosè al faraone. Come Mosè al faraone. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Amen.
ricoperto di vergogna la morte. Tu sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Hai colpito l'iniquità, hai privato l'ingiustizia dei suoi figli, come Mosè al faraone. Portami in cielo, portami in cielo. Perché il morire, perché il morire è certamente migliore, è certamente migliore stare con te, stare con te. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi dia la sua pace. Amen. Che la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La 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 la